Ok, ciao Charmed, ciao Franix, ciao Giandante, ciao Polite. Franix, Polite, Giandante. Ciao Nicola, Polite, Giandante, Polite, Nicola, Franix, Mubot, Grazie Polite per l'abbonamento. C'è una missione secondaria che fa fan di 6 scaricare l'attenzione. Sì, nel DLC ne ho messa una sola bella. E non ricordo neanche quale, quindi per far capire. Ciao Ricky. E ciao Celia. Per adesso siamo a posto. Canale Full Sega, che potrebbe essere tante cose. Pensa, se lunedì, invece di avere avuto The World Ends with You, avessimo avuto Yakuza, cosa che ci sarà dopo The World Ends with You, a quest'ora sarebbe stato tutto Sega, in tutti gli effetti. Però è quello, cioè io utilizzo il canale live per due motivi. Uno, per Yakuza, fondamentalmente. Yakuza credo che sia l'unica serie che ho giocato, che sto portando in diretta. Tutto il resto mi sembra sia blind. Devo pensare. Ovviamente, scusi, Final Fantasy. Devo pensare a quelli che possono essere titoli che sto portando in diretta che non siano Yakuza che conosco. Mi pare nessuno. Io fino ad ora ho sempre portato roba blind, eccetto gli Yakuza. Quindi gli Yakuza. Sì, vabbè, ovviamente ti ho escluso parte Square, tra virgolette, Final Fantasy Kingdom Hearts. Quindi gli Yakuza è, diciamo, il mio guilty pleasure sotto questo punto di vista. Le live le utilizzo per recuperare quei titoli che non ho giocato. E Persona era tra i più grandi assenti in questa classifica. Se io non li portassi in live, probabilmente non li giocherei. E The White Man era il blind. Tombi è un caso speciale. Ma Tombi è stato. No, Tombi così a caso. Ma Tombi era fatto tipo lancia i dadi, per questo l'abbiamo giocato. È stato molto a caso il Tombi in sé. Uncharted era una promessa per i 2000 iscritti, che tra l'altro siamo quasi a 3000. A 3000 potremmo portare niente, perché non ho deciso niente per i 3000. Potremmo fare qualcosa con il Marvel Cinematic Universe, che attiviamo 3000, no? 3000. Che ne consegue? Anche Persona 4 è stata un po' una scommessa, perché all'epoca è uscito su PC, lo portiamo in diretta, sì, abbiamo portato tutto. Qual era il periodo del Q&A? Quando portavi i giochi, tipo anche Caped? Periodo in cui portavi i giochi per parlare mentre c'era in sottofondo, come Super Monkey Ball, questi qua. Quindi è che chissà se un giorno tornerà. Probabilmente no, ma chi siamo noi per giudicare? Allora, mentre ritornando alla Sega. Ah, ok. No, ma ci vorrebbe qualcosa di più concreto, perché appunto per i 1000 c'è stato il video cioè del perché mi chiamo Brian Fari. Ai 2000 ci sono state le dirette di Uncharted come obiettivo Uncharted 3. Ai 3000 vediamo. Vediamo sti capelli se riescono a. Lì davvero, lì era proprio per il meme che è stato portato. Per il meme è negativo. Comunque, vediamo. Se ne va. Ancora mancano 50 iscritti che potrebbero non arrivare mai. Magari domani YouTube si sveglia e dice: ragazzi, cancelliamo tutti gli inattivi. E quindi. Perché, per carità, per quanto possa avere 3000 iscritti belli, fieri e fighi, è ovvio che molti sono inattivi. Io penso che un 500 saranno inattivi. Poi, per carità, su un video tipo la recensione del Rebirth a 3000 visual. Se tutti quelli che hanno visto il video mettessero l'iscrizione, io sarei almeno a 3000. Così, orientativamente. Però, ovviamente, YouTube funziona anche così. Noi Persona 6 non lo vedremo minimamente finché non esce Metaphor. Proprio zero. Ed è un miracolo se lo vediamo subito dopo Metaphor. Quindi, fino ad ottobre. Per me Persona 6 è impossibile che venga mostrato. Però è un mio parere. Potrebbe essere come potrebbe non essere. Diciamo che Atlus è famosa per fare non un gioco alla volta né niente. Sono abbastanza sicuro che uscirà nel 2025. E sono abbastanza sicuro che comunque se ne parlerà dopo Metaphor. A prescindere. Quando anche uscisse il giorno dopo Metaphor. No. Se ne parlerà comunque dopo. Non ho memoria di Atlus che sponsorizza due giochi nuovi. Così. Non ho memoria di Atlus che abbia due giochi nuovi vicini. Partiamo da questo presupposto. Ma a memoria proprio storica, non ho proprio memoria di una sponsorizzazione così vicina tra due titoli in sé. Metaphor è stato annunciato nel 2016, non è stato annunciato di recente. E comunque Reload è un remake, loro non lo considerano come titolo da.
da tenere sotto totalità. Cioè, Persona 3 Reload loro hanno fatto per riscaldarsi durante Persona 6. È come Like a Dragon Gaiden, ovviamente con una production diversa, ma hanno una considerazione totalmente diversa di come loro hanno considerato Persona 3 Reload. Poi ovviamente fa tutto cassa. Quindi parlo di titoli nuovi, nuovi, roba nuova. Cioè, Metaphor e Persona 6, tutto quello che c'è in mezzo è riempitivo per quello che è il concetto di come loro vogliono pubblicizzare la roba. La pubblicizzazione deve passare diversi gradi, un titolo che già esiste ha un metodo di pubblicizzazione diversa, a meno che non sia il nuovo top di gamma. Nel caso specifico, adesso il top di gamma è Metaphor, dopo sarà Persona 6. Persona 3 non lo hanno visto tanto in quel modo, al punto che Sega glielo ha piazzato vicino a Like a Dragon Infinite Wealth. Se avessero tenuto un po' più in considerazione quello che per Sega era Persona 3, non l'avrebbero messo vicino a Infinite Wealth. Quindi, ovviamente ci sono poi cose, pensieri e quello che ne è nel contesto. Comunque, tutto questo per dire che, secondo me, prima che Metaphor sia nelle nostre case, o meglio, nelle vostre, Persona 6 non si vede neanche da lontano. Ma conti fatti, essendo che c'è un director differente, io di Persona 6 non mi interessa niente. Cioè, Persona 6 sarà il brand di Persona in mano ad un'altra persona. Quindi, un'altra persona. Quindi non ho minimamente attesa nei confronti di Persona 6. Non è Persona 3, Persona 4, Persona 5 e Persona 6. Quindi non ho motivo neanche di starci dietro. Altrimenti potrebbe anche non uscire mai e non avrei la mancanza da Persona, perché è un'altra persona. Perché o questa persona copierà totalmente a Shino, quindi farà uno scimmiottamento di quello che esiste e quindi non metterà niente del suo. Persona che probabilmente sarà Kazuhisa Wada, poi chi mettono chi lo sa. Oppure farà una cosa totalmente diversa ed in quel caso si perde il senso di Persona. Se non parlo di sviluppo, Persona 6 è finito nello sviluppo. Parlo di come Sega li ha pubblicizzati. E poi in ogni caso c'è anche la risorsa, appunto, come dice Celia, nel marketing. Non è mai furbo pubblicizzare due titoli grossi contemporaneamente. A prescindere, anche se fosse solo annunciato dorato, non è mai furbo dal punto di vista del marketing. Perché possono essere generi diversi, la gente può essere interessata in modo diverso e così via, ma il cliente è sempre uno. E secondo loro quell'unico cliente deve comprare tutti e due i giochi, a prescindere. Se tu li metti troppo vicini, quell'unico cliente ne comprerà uno solo e non è quello che loro vogliono. Nella loro mente il cliente deve comprare tutto. Uscirà prima GTA 6. Secondo me uscirà prima GTA 6. Parere mio personale, ma lo vedremo più avanti. Per adesso, finché Kingdom Hearts 4 non ha neanche l'anno di rilascio, è improprio metterlo lì in mezzo. Non ce l'ha, ma manco cosa, manco Missing Link è ancora uscito. Quindi è un po' improprio metterlo in mezzo lì nel totale. Va bene, comunque, visto vi piace tanto parlare del futuro, ora invece parleremo della risposta. 4,52, 3,50, perché questo l'avevo salvato qua? Livello 52, comunque è questo. Eh sì, perché comunque c'è stato un discorso interessante. Sarebbe meglio mantenerlo per i posteri, che non sono quelli che si attaccano al muro. Tanto c'è sta cosa della videoimpressione, devo mettere che spunti solo di lunedì. Allora, questa è l'Antenora. Abbiamo finito le prime due porte, le Male Bolge e Kaina. Usando questo metodo di visione, ne mancano 4. Quindi siamo a metà. No, metà sarebbe se siamo a quante? Sono 7 porte, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 porte e ne abbiamo fatte 2. 3, scusate. Però scusa, Cocytus, Malabolgia. Questa è quell'ultima che abbiamo fatto. Caina. Ok, no, siamo a 3 su 7.
Ok, Antenora. Siamo a poco meno di metà. Questa deve essere la quarta porta. Sei pronto? Sì. Tanto siamo ad un livello esagerato. E nonostante tutto abbiamo avuto difficoltà l'ultima volta. Quindi non ci mettiamo tanto la mano sul fuoco. Su cos'è la difficoltà. Questo sembra molto lungo. Iniziamo benissimo. Ma posso sentire una presenza debole, molto potente. Noi siamo ad un livello alti. Noi siamo ad un livello altissimo per il punto in cui siamo. E nonostante tutto. Perfetto. Cosa mi dà? Sempre la wealth coin del cavolo? La supreme coin. Siamo ad un livello altissimo e nonostante tutto. I nemici ci attaccano, ci toccano, ci attoccano. Come fate a mancarlo? Vabbè. Ama. Come ama? Ti prego. Signore, però. C'è gli homunculus. Oh, gli homunculus. Recarm. Ma qua gli homunculus non funzionano? Come. Qual è la. Mudo. Ora muore di nuovo. Eh sì, però, fratello. Ma fanno solo ama e mudo questi? Eh sì, ma è una strage così. Muore di nuovo. Ah, no, sono due. 70. Ma fanno solo a me mudo. Questo non è giocare, questo è perdere tempo. Una battaglia in cui due nemici fanno solo attacchi che uccidono con un colpo, non è videogiocare. È come quando io in Final Fantasy IX per proseguire facevo solo Odino. E il cheat attivo è quello dell'exp per 5. E tra l'altro a me risulta che sono 4, perché sono 3 più quello di attivazione, credo. Racunda, eh sì. Racunda diventa Decunda. Sono scelte di design vecchie, che Persona ha sempre utilizzato, o Shin Megami Tensei in generale. Quell'esperienza, vediamo se riusciamo a batterlo. Sì, proprio così, guarda. Che portano ad un ragionamento extra, ossia il fatto che devi cercare di difenderti contro quel determinato elemento, che poi te li fanno entrambi, quindi come ti difendi da entrambi? Dovresti avere gli homunculus, che a me non funzionano a quanto pare. E dovresti subito contrattaccare con l'elemento di cui sono deboli. Ok. Va bene, sì, ok. Drain arco, null, perfetto. Fratello, mi servi. Successo commerciale del 5? Di Shin Megami Tensei 5? Quale successo commerciale? Proviamo questo, 38 HP. Pensavo molto di più.
Come ho già detto, sto un DLC, che poi non è un DLC, però ok. Ha il problema di avere dei nemici che hanno delle immunità senza senso, perché tu così mi togli metà del party con gli attacchi fisici. Che sto facendo? Dato che lei con lei persona, ma non le posso cambiare. Magie. Ah, non le posso fare. E tu sei inutile allora, sorella. E tu neanche puoi fare niente, quindi anche tu aspetti. Cioè questo, vabbè, è un nemico speciale, tra virgolette. Quindi non è l'ultimo degli stronzi. Però, starci in vita anche per questo. Ma se tu pensi che magari un successo di Shin Megami Tensei possa portare ad una velocizzazione, Persona 5 è uno dei giochi più venduti di sempre per quanto riguarda i giocatori giapponesi, ed è uscito nel 2016. Quindi questo già risponde a qualunque domanda. Magarula. Questo non può fare niente, quindi wait di nuovo. Delle battaglie più lunghe della storia, inutilmente. Magarula. Tra l'altro, abbiamo potuto vedere proprio con la notizia di Metaphor quanto i Persona fan sono totalmente assuefatti, sia in positivo che in negativo, dalle romance. La notizia della romance di Metaphor ha completamente distrutto l'ago della bilancia su... su sta cosa. Potevo usare Garula, in effetti. Tu non ci vuoi usarti. E tu attacchi. Tu attacchi. Tu garuli. Ok, 12 ore per fare sta cosa. Ok, ora usiamo un soma a caso, perché non c'ho voglia di recuperare uno a uno. E non combatteremo più in sto piano. Devo arrivare fino alla fine con sti 93 soma. Allora, benissimo. Dicevo, l'accesso con la forza, va bene, ok. E per adesso non si hanno notizie di Persona 3 su Switch. Poi, se tutto va bene, uscirà sulla nuova console. Come anche Metaphor. Ma su questa Switch, per adesso non ci sono notizie di Persona 3. Guarda come mi insegue la blatta. Let's go.
No, non sto giocando a Frog Detective. Tu, chi? Charm di chi ce l'ha? Prossimo chi è? Prossimo chi è? Non l'ho capito. Lui e poi c'è lei, no? Charm di. E qua si chiama Death... Boo? Panic Fear, no? Perché non sono in ordine? Senti, usiamo la marita. Ciao Fede! Comunque sì, diciamo che da quando è uscita la notizia del fatto... Sì, guarda che fastidio. Del fatto che non ci sono le romance, si sono create due fazioni. Uno che è molto più contento adesso, perché l'unica cosa che non gli piaceva di persona erano le romance. E altri che non lo compreranno mai perché non ci sono le romance. Poi è ovvio, è estremizzazione, ma questo fa comprendere come il pubblico di Persona, quelli che hanno iniziato con Persona 5, era molto polarizzato. No, vero, gliel'ho fatto senza pensarci. Repel, ok. Critico. E a legione sta spaccando. Livello 30. Level up. No, il dummy non so cosa faccia e c'ho paura anche usarlo. No, così ci sto una vita. Anche così ci sto una vita in realtà. Devo usare le cure della tizia e poi curare e dargli gli etere. Tra l'altro quello lui ha detto che è lunghissimo sto coso, ancora sono al secondo piano. Cioè almeno Antenora lo dobbiamo finire oggi. Sono 7 porte. Se non ne finiamo almeno una diretta, non ne usciamo più. Cioè l'obiettivo era farne 3 a diretta, così facciamo 3, 6 e l'ultimo era il finale. Ma si è bloccata, ma si è fermata. Belli, i miei attacchi preferiti, quelli che quando lo faccio attacco due volte. Perfetto. Vabbè, però poi Sanada Senpai si ammazzerà solo e io sarò lì in prima fila. Ma se ora un piccolo save state glielo butto. Mi curo con lei. Perfetto, senza ucciderla, Aegis, però. Piedi di zirconio. O di zirconiade. Ma manco l'ho vista, ma stavo vedendo un attimo il... Fastidio. Ok, siete contenti? Vi siete realizzati? Mi attacco lui perché tanto con Akiko non posso attaccarli, quindi... Ovviamente. Lui è debole al ghiaccio e assorbe, quindi con Akiko è inutile. Però debole al ghiaccio. Però
fratello, se lo schivi no, non arriva mai niente. Cioè lui è inutile, non posso fare niente. Il tuono almeno posso usarlo, pure manco quello. Mazionga. Bad. E Magarula. Spammiamo tanto. Questo vuole il gioco, no? Preso tra i livelli. Ok, non sto facendo neanche più i critici. Ok. Allora, ci proviamo. Non ho capito come l'abbia preso, però ci proviamo. Per quanto non ci serve più di tanto. Allora, nell'ottica normale è molto utile per fare soldi, che tra l'altro ne servono un bel po' per comprare le armature, le armi. Nel nostro caso non ci serve, perché siamo pieni di soldi. Purtroppo non come la vita vera. Ma porca miseria! Destra, sinistra, dritto. Zia, ci sono tutti. Ok, spammiamoci un F1. Ma quella è enorme, sono almeno 12 ombre quelle. Ho sbagliato strada, ovviamente. Sì, però anche... Vabbè. Io... Cioè, a me fa scervellare il fatto che sono, tipo, 10 livelli oltre il livello consigliato. Ma mudo! Cioè, neanche mudo. Ma prima o poi attacca qualcun altro. O deve essere sempre da dire mai Tsukatsu Matsukai. Ah, blocca anche il... fratello, io non posso attaccarti finché non sono i tuoi punti deboli. È debole al vento. Perfetto. Ok, tu non serve a niente, quindi wait. E ora un bel Garula e me lo schiva sicuro. Invece no. Ok. Prova a prendere lo spadurai. Prima. 1. 4. Lachesis. Nel frattempo Legione sta diventando una bestia. Tra un po' si tanca tutti lui. Tanto devo scoprire come si fa, tipo Messia, questi qua. Per forza devi prendermi? Cioè, se sapevo che mi prendevi per forza? No, no. No. Sei contento? No. Ok. Quella è rimasta morta, mi sa. Ma cos'era l'Homunculus? Cioè, l'Homunculus funziona dopo? Non funziona... No, aspettate. Io spero che fosse tipo un revival bid, una cosa del genere. Protect... Ah, self! L'Homunculus è solo con se stesso. Mafan...
Tra l'altro c'ho questo qua, io sono immortale in realtà, perché ho 99 Plume of Dusk. E questa qua era una cosa che ti davano in persona 3 base se battevi facile. Ti davano X Plume of Dusk, ossia era l'immortalità, diciamo. Non devi ucciderla, devi farti curare. Però se provi a ucciderla magari è il... L'obiettivo è quello. Quanto inutilmente grandi sti piani. Mamma mia. Cioè, mamma, ma neanche il dungeon finale è così... dispersivo. Oh, una che si spaventa. Vai, blatta. Blatta. Che brutto suono. Va bene, siamo vicini al primo. Cioè, il fatto che si spaventi significa che siamo tipo 5-10 livelli sopra quello che dovremmo essere. Poi per carità, era un caso, era solo un'ombra. Ma va a bagno. Allora, con F5 refresh. Se vuoi che salve, è R1. F1, scusa. Beh, siamo affatti in Bewildered Yukari. Lui cos'è che è immune? Solo con lui. Ok. Ma muto. Quanti ne muoiono? 0. Ma magari allora lo blocca non per il persona, ma perché ho gli omunculus. No, si vedrebbe l'omunculus allora. Tra l'altro mi ha enraggiato quelli che non gli fanno niente. Abbiamo finito? Baby, baby. No, non scappare. Ah, vabbè. Anche lo shuffle. Posso provare a prendere la spada che magari mi dà un'armatura. Rang da Rob. Ne so esattamente quanto prima. La mia concezione non è cambiata di niente. Tra l'altro io sto tenendo legge, ormai non lo voglio come persona primario. Quindi io farei un bel... Prima chiediamo a lei di curarci. Così, proprio così. Ok. Ora sarebbe utile sapere di chi è il rang da Rob prima. Delle donne. 86. No, non è sto granché 86. Ho cose decisamente più potenti. In realtà no. Ho 208. Vabbè, non penso che ce ne sarà bisogno. Ma vediamo. No, devo parlare con tutti, non ci voglio. Ma cambiamo persona invece. Narciso. Devo imparare le abilità con tutti quelli con cui posso imparare abilità. Tipo lui. O anche Gambo. O anche Black Frost. O anche Hanuman. Andiamo per ordine. Quindi prima lui. Tra l'altro lui è anche l'oggetto che otteniamo a un certo livello. F1. Scendiamo. Questo contenuto è proprio il classico metodo di realizzazione di quelli proprio a basso costo. Un dungeon, che nel caso specifico è procedurale, quindi è come se fosse uno casuale. Siete separati in un modo... Ho trovato il punto di accesso, che vuoi che faccia? No, che desert doors.
È un po' di trama. È la trama. Cioè, sono due cose che si. Che si intersecano. Quindi, un dungeon sempre unico. Scusate, sempre uguale. Perché, comunque, essendo procedurale, il comando che dai è uno. E storia. Cioè, di base, la cosa in più è il. Ho trovato le scale, sì, subito. Col fatto che, che sono di livello più alto, potrei mandarli a prescindere. La cosa in più è il gameplay di. Della sorella di Aegis, che non mi ricordo manco più come si chiama. Cazzo, è colpito. Beh, 5 uccelli sono. Finché non glielo fai a Mitsuru, perfetto. Se siete soddisfatti? No. Bene, ovvio. Coso. Due. Questa cosa che sono sempre in mezzo con i turni loro. Tre. Tre e mezzo. Quattro. E cinque. Defense reverted. E cinque. Pure lo shuffle. Prendo il persona e prendiamo il persona. 4. È sempre il quarto? Mi sono confuso alla fine, no, giusto. Tot. Ah, che Mikuzushi nel frattempo raggiunge il livello 1000. Allora, l'Elec Break non lo metto perché non saprei cosa togliere. L'Elec Boost invece potrei togliere Enradi. E qui c'è l'arma. O qualunque cosa sia. Lightning Armlet. Sembra una cosa legata al tuono alla fine. Sorella. No, basta, basta. Se io faccio così. No. Non la... Troppo tardi. Vabbè, sono due ombre. Sono sempre due ombre. Che fastidio. Ok. Cosa bella, tra virgolette, che a conti fatti questo dovrebbe essere l'ultimo titolo di Atrus di era PS2 che dovrei giocare. No, non voglio buttarlo fuori. Penso sia l'unico, tra l'altro, che sto giocando antico. Per carità, Persona 4 l'ho giocato su PS2 anche. Ma lo giocai quando uscì, quindi faceva sede a parte. Proviamo. Perdo un sacco di HP, ma... Me le può attaccare. No, ma parlavo di Atrus. Comunque, Kiwami 2 purtroppo non è un gioco di S2. Perché personalmente preferisco di molto Yakuza 2 a Kiwami 2. Ho
Ma lei non ce l'ha uno che fa vabbè, sempre in di chiunque. Magari fosse lo stesso. Magari la storia è la stessa. E manco, in realtà c'è un grossissimo difetto di continuità in Kiwami 2. La spada posso usarla, sì. Ma dici con la serie TV o col giorno? In caso ciao di Seeker. Ok, nel frattempo Aegis 54 e anche Genbu. Decunda e Resistrike. Cioè, bello però. Questo posso togliere. Non so neanche cosa significa Distresses. Cioè, toglie lo stress. Ma perché devo togliere lo stress a un nemico? Comunque no, non significa... Tanto, finora, il massimo che abbiamo fatto è stato scendere di 7 piani. Ah, ecco qua. Perfetto. Allora, prima cosa... Recuperiamo gli SP solo con un bell'uovo quando lo trovo. Non lo trovo. E quando la finiranno? Eccolo qua. Gli Yukari. Potrei recuperare anche degli altri, lo facciamo, dai. Poi salviamo internamente. Quindi qua. Con tutti i crismi del caso. E infine... Prima di buttarci giù un F1. Che voi vedete in alto a sinistra sempre. Vediamo che boss c'è. Vediamo cosa hanno riciclato dal cilindro di persona. Ok, hanno preso... sono tipo gli scontri nel simulatore di Rebirth. Hanno preso due nemici a caso. E hanno messi lì in mezzo. Ecco, qua c'è la tua battaglia. Allora, penso siano... come se fossero nemici normali. Quindi prima cosa, Aceddu. Ovviamente, se non hanno delle difese inutili, non si sentivano bene con se stessi. Quindi, l'Aceddu respinge il Pierce. Proviamo tu. Tu sei debole. No, tu non sei debole al Pierce, mi è capitato di culo. Quindi mi devo ricordare a memoria. Ok. In realtà volevo farlo stordire. Ci vorrà una vita per fare fuori questo. Ovviamente è debole. Va bene. Proviamo così. Evade Wind. Quante volte funziona? Aveva una resistenza all'elettricità? Me ne frega niente, guarda. Cioè, io li sconfiggerò facendo tutte magie di terzo livello, che non ci sono tra l'altro, e cure con Yukari. Tu non puoi fare magie, quindi tu attacchi. Però visto che quello si cura col ghiaccio, attaccheremo quello che non si cura col ghiaccio. Sono un colpo. Va bene, sì. Avete ragione. Non posso più fare la cosa della cura che avevo in mente. Però, fratello, sei anche un po' stronzo, eh? Va bene. Soma. Questa cosa di usare già subito il Soma non mi faccio impazzire. One more? No. Io non voglio curare Mitsuru Senpai. Allora, non posso attaccare lui. Posso attaccare lui. Togliendo pochissimo, per carità.
Vediamo tu cosa c'è in saccoccia. Almeno anche per curare. Marincare in sexy dance. Questo doggia tutto. Ma sì, non cura. Però almeno c'ha Recarm. In realtà mi serviva uno che avesse quello per togliere il Patra. Dekund. Ah, ma non togli, togli solamente. Non sapevo neanche di averli in realtà. Too panicked. Devo fare fuori sta ruota il prima possibile. Ok, a suo giro il buon Moro me l'ha preso. Sanada Senpai ha un 19 HP, devo usare un altro Soma. Va bene, va bene. Chi è il prossimo? Sanada Senpai. Quindi, Soma. Mazionga. Sperando che non si ricurri il leone. Prima dobbiamo fare fuori il leone. La priorità ce l'ha il leone. Decrease is an attack for. Eh sì, ma decrease is an attack for, me faccio niente. Bufola media, twin shot, trafori, marincar, il magaru, sexy dance. Magaru, Tarunda, Garula, Mazio. Mazio, ma che? Con lei non ho magie di secondo livello, solo Zionga. Non ho un. Ma ne di secondo, manco di terzo. Achilao. Dovevo livellare lui finché c'ero. Però dubito che lui si prenda col fuoco, quindi. Quindi è stato comunque inutile. Critico. Perfetto. Cioè, uno bisogna ricordarsi tutte a memoria. Ok. Mitsuru mi serve che venga tolta dal gioco. Purtroppo non avendo un Dain. Ma sarebbe stato molto utile. E non penso cambi tra Bufula e Mabufula. Tanto vale faccio Mabufula. Sicuro l'uccello, ma tanto non lo sto attaccando l'uccello per adesso. Però avessi fatto Bufula avrei avuto il buon Mor. Avrei avuto il buon Mor. Non ci ho pensato. Vediamo. Se non altro lo stordisco. Invece manco quello. Sembra che non esista quello stordimento. Maragion. Vai, un altro Mabufula. Ah, non viene lui, giustamente. Mazionga. Si è recuperato da cosa? È morto. Ah no, 20 HP gli sono rimasti. Un altro Bufula. One more? Ok. Chi è il prossimo? 2 e 3. Ma guarda, se muore Akiko ci facciamo il recarmo. Se non muore lo curiamo. Non è morta Akiko. E cade a terra.
Un altro Mabufula. Così siamo sempre più vicini alla morte della ruota. Anzi, oserei dire... Niente, non oserei dire. Oserei dire che la ruota l'abbiamo sconfitta. Uno di tre. Perfetto. E vai, se non ce l'avevi prima, ora sei uscito da qualunque cilindro esistente. Vuoi morire, dannatissima ruota? Oh, ma scusa, ma finora me lo sono immaginato che li ho preso con l'attacco di fuoco? Ora a caso c'ha Evade Ice perché sta morendo. Va bene. Il 2 è l'uccello. Soma. Cambiamo le regole della battaglia così, senza un criterio valido. Senza niente che ti faccia capire che sia cambiato, niente. Ora, ti prego, crepa. Ah, fuori uno. Ora, l'uccello è di ghiaccio, mentre la spada è di tuono. Qua non posso vedere anche quali sono gli elementi. Eh sì, ma il Sugunda non significa che da quel momento puoi sparare il ghiaccio, puoi evitare il ghiaccio. Avessi avuto una stance, sarebbe stato più comprensibile. Cioè, il fatto che mi toglie un sacco, sì, quello sì. Però l'Evade Ice non ce l'aveva prima. Allora, è che mi serve il vento. Per fare fuori il tuono, probabilmente mi serve il vento. Vediamo se è vero. Sì, mi serviva il vento, ma il gioco non mi permette di usarlo. Cosa posso usare contro di lui? Il Pierce? Forse, non lo so ancora. Probabilmente posso usare il Pierce. Mi pare che non posso usare l'impatto. E riproviamo col Pierce. Che però no, questo non è Pierce, questo qua è Slash. Ok, non posso usare lo slash. Ok. Quindi questo lo posso usare, l'impatto. Ok. Toglie pochissimo, però. Non posso usare quindi solo Mitsuru. Cambiato, ora cambia genere. Perché mi ha tolto l'ice break. Ah, perché Mabufu, certo. È che volevo usare il meno possibile gli oggetti cheat, tra virgolette, però... Cioè, se... Come stiamo vedendo, non stiamo riuscendo neanche a fare una battaglia di primo grado... l'ha preso! Sì! Io tra l'altro... Dove sono quelle là? Vabbè. Però non è che tolga tantissimo. Cioè, toglie 300. Perché sono 300 sicuri in ogni caso. Evade Fire? Ovviamente. Ovviamente.
Tu resistevi a questo? Sì. Ok. Critico? No. Riproviamo. Peccato, solo con tre siamo. Solo con due. Perché Akiko non ha partecipato? Vabbè, troppe domande. Akiko un po' sbirizzino. Ok. E torna a terra, Akiko. Ah, era a terra, non l'avevo visto. Ah, ok, no, non avevo capito che era a terra. Dodge fire. Invece no. Ok. Mi sento sporca di aver usato due gemme Megido, ma... mi sentivo meno sporca a perdere ancora tempo. 57. Black Frost ha preso tipo 6 livelli. Ok. Prima di proseguire, prendiamo queste. Uovo prezioso che recupera gli SP. Bad Chain che recupera gli HP. Cioè qui... ora, io... uno prende anche in giro. A me sono a livello 57. E non basta. E l'ho raggiunto coi cheat il livello 57. Sì. Se ti sembri troppo pericoloso, per favore non spingerti troppo. Torna alla lounge. Cioè, poi per carità, io lo sto giocando veramente in maniera rilassatissima. Perché non è il mio obiettivo impegnarmi adesso. Ma a prescindere, non è il mio obiettivo impegnarmi in un, mentre sono in diretta con un gioco di ruolo. Pensavo di poterlo schivare. Invece no, caro armato. Ma sì, dai. Però in un... mi viene difficile da... da pensare. Cioè, è letteralmente un contenuto in cui tu farmi. È l'equivalente di una sorta di boss rush. Senza, cioè, senza rush. Però, boss rush senza rush. Tipo la torre di Evercrisis. Mi ha ricordato il nostro vecchio leader, così a caso. Non è molto supportivo di parlarvi in questo modo. Quando tutti state facendo del vostro meglio. Mi spiace, Aegis. Provo ad essere più forte. Totalmente inutile. Fermati. Vabbè. Ma non l'ho visto, ma stavo leggendo. Vabbè. Ho premuto. Vabbè, mi interessa. Non volevo fuggire, no! Ah, grazie. Sì, ora... ora c'hanno i turni loro. Ok, basta che non siano deboli agli attacchi fisici. Morta.
Invece no. Certo, poi ovviamente c'è tutto il... Ti fai il persona come si deve, magari ti crei quel persona adatto per quella determinata battaglia. Per esempio qui. Qui in realtà è molto infame come cosa, perché comunque... usano tre elementi diversi, quindi comunque qualcuno ne resta sempre fuori. Se no dovresti tenerli tutti di tipo vento, ma non poi possono essere tutti di tipo vento. Skill. Taradatta, 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 taradatta. Ho sbagliato strada, mannaggia. Mannaggia tripla. Grande Mitsuru. Facciamo che io... Dai, Yukari. Perfetto. Yukari mi ricorda il mio retainer che da solo ha sconfitto Bahamut e mi ha portato il drop di Bahamut. Sembra meglio di quando porta le porte, che non capisco da dove le scippa, però questo. Dritto, dritto, dritto. Dritto. Gira. È come portare una macchina con le ruote anteriori. Con la trazione sulle ruote anteriori. Con le ruote anteriori spero tutte le macchine ce l'abbiano. Siamo al 16° piano. E beh, Firuli, non è sempre festa. Non ci fossero stati cheat, non l'avrei giocato. Lo avrei giocato su Reload. Tre piani sotto di me. 10 anni fa potevo farlo. Oggi no. Oggi siamo in una situazione in cui il mercato ha troppi videogiochi per non poter essere selettivo. Grazie, Homunculus. Perché anche 10 anni fa il mercato era abbastanza pieno. Facciamo 20 anni fa. Però il gioco è uscito quando? 15 anni fa, quindi sarebbe... Non ha difesa fisica sto nemico. No, ho sbagliato. Ma nessuno ha difesa fisica. Allora se me lo ammazza solamente perché ho sbagliato target... Ok. Ovviamente. Sì, ma togliendo quello, che ovviamente ormai il gioco non punta più sul farti fare sempre la stessa cosa. Però, quando c'è un contenuto extra, io posso capirlo che nel contenuto extra loro ti spingano a farti fare... No, l'ho finito, sono pieno? Mezzicata. E tolgo lui, è quello più scarso. Ma più scarso è Narciso. Chi era Narciso? Bello. Fuori. Ora magari mi serve per Messia. Quindi ripeto, magari... essendo un contenuto extra, tu lo compri con quell'ottica, sai che devi farmare. Però appunto, oggi... se devi fare per 10, 20, 30 ore la stessa cosa, per raggiungere un filmato... Ho sbagliato totalmente strada, tra l'altro. Una Claymore. Perfetto. Perfetto 2. E la gente il filmato se lo vede su YouTube. Ti accapiccia. Debole al ghiaccio, quindi a Mitsuru. Ok.
A me Persona piace come gioco, ma non devo perderci 30 ore perché questo contenuto... Per carità, onestamente sì, io dovrei perderci 30 ore per comprendere appieno la filosofia dietro questo contenuto. Ma conti fatti, se volessi seguire... Aramitama, no, non c'ho spazio per... Devo fondere Persona. No, il reload c'è già la difficoltà. Già il fatto che c'è la difficoltà cambia totalmente il modo di concepirlo. Poi non hanno ancora spiegato se sarà totalmente separato o se importi i personaggi. Ma comunque, ripeto, già c'è la difficoltà. Perfetto, trovatemi le scale, grazie. Io sto fermo e voi mi trovate le scale. Come fai a trovare i soldi se stai combattendo, Yukari? Considerando anche che se fosse così, verrebbe... Ma ho fatto sì per le scale, no? Ah sì, mi sto dicendo... verrebbe detto in fase di recensione. E la gente non lo comprerebbe. Ovviamente i fan di Persona sì, ma quelli nuovi, tra virgolette, no. Se fosse così identico. Cioè, se in fase di recensione scrivi 30 ore di cui 25 di farming, la gente non te lo compra. Già così spaventi le new entry. Ma Persona si è molto, molto, molto prostituito nel tempo. Ma per forza di cose. Cioè, Persona 5 perché è diventato così famoso? Perché si è prostituito. Io spero che anche a livello di modo in cui viene concepito sia, abbia qualcosa di differente. Ora, per esempio, c'è quell'oggetto di cui mi viene il nome nuovo. In Persona 3, le lacrime di argento, quello che si ottiene all'inizio, di cui non mi ricordo il nome, magari possono utilizzarlo per delle cose extra. Allora, tu... Perfetto, perfetto. Poi comunque loro tendono sempre a tenertelo più 1-1 possibile. Non hanno mai voluto investire più di tanto nella differenziazione, ma è il loro obiettivo. Portare l'1-1. Aspetta, prima devo curare gli SP di Yukari. Poi basterà un disclaimer dicendo il DLC comunque è di livello più difficile del resto. È consigliato cambiare la difficoltà. Poi la difficoltà è cambiabile anche in tempo reale, a differenza di Merciless, come che si chiama quella di Reload. Quindi anche lì non lo vinci, cala la difficoltà. Non lo vinci, cala la difficoltà. Se poi scegli Merciless e muori sempre, è una tua scelta. Questo non è quello finale, credo che sia a tre sezioni come quello di prima. No, quello di prima era due boss e poi c'era la terza porta. Se sono tre porte sono due boss. Comunque c'è da dire che per adesso non sappiamo niente di sto DLC. Per carità, mancano anche 5 mesi. Che sono tanti. Per un contenuto così... anticipato. E voi potreste dire sì, ma Elden Ring, e vabbè, ma Elden Ring, sentite, non c'ho sbatta.
A me spiace barare così. Lo si curano pure. Magari era anche più semplice dell'altro. Però quello di prima mi ha sfiancato. Poi va Mabufudain. Cioè non Mabufu. Oh. Orata questo tipo respinge. Ah no. Ah, ok, beh, due attacchi. 51k, Throne of Ruin. Da 57 al 61, 4 livelli in una botta. Più, vabbè, Black Frost che è a livello 1000. Ora fondiamo un pochettino i persona. Vediamo se c'è ancora... Ci saranno tipo altri 3-4 piani e poi ci sarà la conclusione di Antenora. Un'altra porta la vediamo sicuro. Faremo due porte a diretta. Un Soma. Cioè anche loro lo sanno. È una gemma del tristo meditore. Prima ci curiamo. Scusa. E poi F1. E il DLC di Elden Ring non penso lo prenderò subito. Di sicuro lo prenderò, ma non credo di prenderlo subito. It's and gone. Si muove giù verso i piani inferiori. Se continuo di questo passo vi seminerà. Muovetevi, prendetelo. Ora magari si affronta come boss fight. L'altro, oh, con i 4 quelli che ho preso, ora questi si cagano sotto, no? E invece no. Questo sì. Poi tralasciando che... Io domani esce l'ultimo video dell'ultima, il penultimo video in realtà, l'ultimo se ne parlerà tra un bel po'. E per un po' voglio staccarmi dal, cioè voglio recuperare un po' di arretrati. Io c'ho Gravity Rush, tra 2 mesi mi scade il plus e devo finirlo prima che mi scade il plus. Non più di tanto. Quindi volevo un attimo fare il conto di quello che ho rinunciato da Lekka Dragon. Anche proprio a livello di arretrati. Invece ho finito da dare, invece non più perché mi annoio. Ma io perché mi tengo sotto delle scalette rigide. Tralasciando quelle che sono le dirette, in cui sono dirette, io mi tengo delle... Cioè io so sempre cosa giocare. Io non ho mai il... Ah, oggi gioco questo. Trama? Ancora no. Quindi difficilmente ho il modo di annoiarmi, tra virgolette. Poi, personalmente, ho il... Come si dice? Ho lo switch tra console. Cioè, io gioco un gioco su piattaforma. Se magari mi scoccio a giocare quel gioco che sto giocando su PlayStation... Ma questo non si è spaventato. Dicevo, se magari mi scoccio a giocare quel gioco che sto giocando attualmente su PS5, switcho e gioco quello su Xbox. Se mi scoccio a giocare quello su Xbox, c'è quello su Switch. Switcho su Switch. Ma di base, per via di questa scaletta, diciamo, rigida che seguo, è il 4, il 5 di oro. Ho preso il 4. Fondamentalmente quando inizio porto a compimento quello che sto facendo in quel momento. Fondamentalmente. Però dipende sempre dal prodotto, dal gioco e quello che è. Cioè per me quando è stato Infinite Wealth era solo Infinite Wealth, non c'era altro. Quando è uscito Rebirth per me era solo Rebirth, non c'era altro. Poi magari tra Infinite Wealth, la parte finale, post-game, dopo averlo finito e così via. Ciao Shidan Rem, grazie per il raid! Arrivate proprio nella conclusione di Antenora. Nel caso, per i nuovi, qui stiamo giocando Persona 3 FES, o meglio, il contenuto aggiuntivo di Persona 3 FES, nel caso specifico di Answer o Episode Aegis, che è successivo a Persona 3. Questo contenuto verrà rilasciato come DLC di Persona 3 Reload a settembre. Quindi potrebbe essere eventuale spoiler...
per Persona 3, per il DLC di Persona 3 Reload che uscirà a settembre, nel caso lo vogliate giocare. Ciao Hollow Knight X. Andremo lì adesso. Perché non vedete se trovate qualcos'altro? Non c'è, sono vicoli ciechi. Come... Mamma mia. Ok, ora in quale passato scaveremo? Ok. Stupei. Parla di... Come si chiama quella della strega? Non mi ricordo il nome. Ma stupido vecchio, no? Ma parla del passato passato, non parla. Quanto devi abbassarti per ubriacarti col vino da cucina? Io ti consiglierei lo spot di Tavernello di Maccio, che fa capire che il vino da cucina non è da sottovalutare. Ah, Koromaru. Che non è Koromaru, però che... Ma suppongo che io si... Che... Padekesi gesta la sapatetica, lo lascia... Ma suppongo che sia patetico come fuggire così ogni giorno. Che devo fare? Non ho nessun posto dove andare. Invece forse è proprio Koromaru. Sei qui per unirti... va tutto bene, cagnolino? Tra l'altro Pochi, in giapponese, è il classico nome da cane. Nello specifico. Come il nostro, che so, Fido. In giapponese Pochi è il classico nome da cane. Allora, qua usano Pucci, ovviamente, perché anche sarà un altro modo per indicare il cane. In inglese. Però nel caso specifico mi ha ricordato Pochi, che è un modo nipponico per, diciamo, il classico nome da cane giapponese. Sei qui per unirti al mio non so dove andare club dopo la scuola? È proprio Koromaru. Scusa cane, non ho cibo per te. Non ti ho già visto prima qui? Oh, Junpei. Ciao, former, ex compagno di classe. Perché quella faccia? Sei triste che siamo in classe diversa adesso? Siete stupidi come rocce. Ancora stupidi come rocce, eh? Aspetta, non è passato il vostro coprifuoco? Perché siete fuori? Ah, siamo sgattaiolati via. When you get to be a junior, quando sarai un junior o un nuovo arrivato? Beh, imparerai l'uscita segreta. Noi stiamo andando all'escapade, vuoi unirti? Stiamo aiutando questo tizio a fargli dimenticare una ragazza. Non è vero. Non lasciare che ti prenda. Questo è quello che succede quando vai dietro a un qualcuno come Yukari. Anche se non mi sarei mai aspettato che si attaccava al nuovo studente. Quindi questo qua è proprio poco dopo l'inizio del 3. Perché già Yukari, tra virgolette, ci provava con noi, come cacchio si chiama il protagonista, con Makoto. Suppongo che sia tratta dal suo lato oscuro. A meno che non parla di un altro studente oscuro. A me sembra un tizio normale quello. No, non sono serio. Il tizio che si è trasferito? Ok, no, sta parlando di Makoto. I rumor dicono che i suoi parenti... Vabbè, i suoi genitori sono morti quando era piccolo. Qualcuno ha visto il suo file? Quando Toriumi l'ha lasciato lì in giro. Ah, siete così creduloni. Queste cose accadono solo nelle soap opera. Ehi, ti ho detto che era un rumor. Questa frase è da utilizzare quando la gente dice no, guarda, in realtà ho letto che... Ma te l'ho detto che era un rumor. Dai, andiamo. You snooze no booze. Alcol. Ah no, penso che passerò. Qual è il problema? Dai, non vuoi vivere un po'? Ho detto che passo e non sono nel mood. Vabbè, oh. Io ero qua solo per consolarti. Te l'ho detto, non è successo niente.
No, snusnubus è tipo tanto, tanto lavoro, niente spasso e sei scemo con un sasso, però inserendoci l'alcol che l'ha fatto scattare. E mi hanno offerto di uscire e li ho scaricati. Le cose non vanno mai come vorrei. Come vorrebbero, I want them to, come vorrebbero anche loro. Beh, まだla mia幸vita せすだんっぶらたこかそブッな、タ？なんか俺らにもこうデシデラ現ボソ実ロ。をスパッと変えられるようなさ、I wish there was like something I could do, cioè volevo fare qualcosa per cambiare il mondo.特別な才能があったらいいCome な。avere delle tecniche meravigliose che nessun altro aveva. No, non fare così. Di そのうち俺らsicuro un も giorno本音で potremo分かavere り合dei うveri ことでamici きcheる。ci ascolteranno. Ok. Considerando che comunque sono unito abbastanza in fretta al gruppo dei Seas da quando siamo entrati nel gioco. Cioè, il lasso di tempo era abbastanza breve. なんつうか、Tutte le scene del mio意外とpassato. ないE場voi所avete だっvisto たproprio ね。questa. Di tutte le scene del mio passato, ho visto proprio quella. おお、そうそう。俺も今Anch'io ero ね、sorpreso あdi のとき vederti. の犬、Quindi思eri い出tu しil ちゃっcane di た。quel giorno. これって、きっと運命かな。Sembra destino. Vabbè, con Romaro, potresti cambiare le battute, però. そういや、この日だったんすよ。俺が真Ripensandoci,田さんè にstatoここまいでい来giorno たin のcui は。Kiko, ah, è stato proprio quel giorno, in cui Akiko mi ha結trovato.局行くとこなくて、コンビニでずっとむL'unico しゃluogo むinししcui てpotevo たら、andare era il いきなり convenience 金ダーになっ store, て。il negozio. Ed ero lì quando è arrivata l'ora buia.暗がりでものすごい顔でベソを噛んでEri たな。perso正nell'oscurità 直、con ジャンプよquell'espressione, ほconどquella迫pessima力。espressione. Onestamente, eri peggio delle ombre. ah, そBeh, れma che はないdovevo さ。fare? ma Era人il生momento で一番ビビっpiù たんだ。spaventoso della mia vita, amico. Cacchio Ryu. でも俺の日Ma常sai, ってho altre ああcose そだういうのっfare. て、Avevo altre cose a cominciare, tipo il mio だからvecchio.寮に入ってバイトQuindi, して、stare al dormitorio e そういうcombattere のれがオンめブレちゃe めtutta ちゃquella roba 輝いて見sembrava えて、figo. Metis, nel frattempo, mi sono ricordato prima che comparisse il nome.初めから戦えるA必differenza要di はme, ないmia ね。sorella e le altre persone di solito hanno motivi per なるsvegliarsi. ほどLo ね。comprendo. きっかけなら、Anch'io i miei最motivi. も私Tuttavia, にnel mio は、caso, è successo al contrario. Io prima ho avuto il ね、potere e ho 力avuto があっdopo たun の。motivo. そういえば、Ora che ci あなたが、penso, ora tu. Penso di なんだ iniziare a か、capire.扉の中でC'è un見たこmotivo とperがあっcui vi た。stiamo vedendo やっぱりciò ちゃんdentro と、leそれを剥porte. き去ったLe porte扉は消えて、まだ役che割を果c'hanno, たcheしてsonoないな。apparse, that have delivered on that reason disappear, sono apparse per questo motivo, sono scomparse, quelle che hanno un ruolo, hanno ancora un ruolo, rimangono. Un motivo? Che motivo? まだ、Non posso dirlo con sicurezza, でま、も、se continuiamo a ora ci dobbiamo camminare, penso sbrigare. che inizieremo a Dove dici? vederlo. Ne sa? Facciamo del nostro meglio, sorella. Hai そうね。ragione. すっかり当たり前Fino のadようallora, になっnon て、mi ero mai私はその preoccupata.時まで It自even 信を持っ occurred ていとた。wonder about. Non ci ho mai彼女pensato. はとても Lei表era davvero面的piena di で、emozioni. Non私が再come me.起動した頃とは比べ物にQuando ならmi sono ない。svegliata a giugno, ほとんど踏んでたfamosissima a りしたこともluglio. ないはずなのに。Ma lei non è mai avuto l'opportunità. Non ha mai avuto l'opportunità di entrare in contatto con gli altri.彼女C'è にも心を奪stato った思un いがあっmomento in た。cui lei ha scoperto le sue emozioni come ho fatto そio. のことが、Il seme della mia小さな curiosità奇era跡になった。piantato. E mi iniziai a chiedere. Decidi di ritornare alla lounge. Ma Metis, posso usarla adesso? Aegis, comunque, hai incontrato un tizio umano durante l'investigazione, giusto? Visto che sei stata lì di persona, puoi descrivermelo? Tutto quello che ho visto attraverso il Juno? Ah, ok. È che sembrava umano, ma è impossibile. Non c'è modo che qualcuno possa essere lì. Ma l'abbiamo continuato a vedere che scappava. Comunque, stiamo andando nelle parti più profonde dell'abisso. Una volta che lo metteremo all'angolo, sapremo la verità. Come on, let's go. Sta cosa è che mi tolgono il party ogni volta. Eccola là, Metis. Puoi capirlo? Up to your party. Poi, sempre Mitsuru. Sì, ma non stava dicendo queste tutte le sue tecniche, manco le sto leggendo. È utilissimo, però. E lei? Penso che Yukari sia obbligatoria.
Non so come simpatizzare con Junpei, ma capisco quanto brutto deve essere avere genitori del genere. Ok. Allora. Cioè, sono stanchissimo. Un altro proseguimento. Scusate, gente. Grazie per essere passati sia a Shidan che a Hollow. E grazie a Shidan per il follow. Ok, sì, ok, Chidori, che non mi ricordo più. Sai che queste sono quelle che all'inizio gioco ti chiedono se Yukari sta con qualcuno mentre prese per il discorso iniziale. Che non ricordo completamente. Rivedremo magari con Reload. Grazie Polite, grazie per esserci stato. Tra l'altro, a quanto stiamo? Entro i 23, 22. Magari facciamo la prima parte dell'altra porta. Perché comunque comprendo che non è un contenuto semplice anche da vedere. Perché comunque è monotono. Cioè, su questo non c'è modo di vederlo in maniera diversa. Stai ancora cercando? Lo stai ancora cercando? Come posso aiutarti? Allora, Rangda che abbiamo appena preso, con Tot, con Hanuman, questo Kaiwan, tanto Jigokuten non mi interessa averlo. È interessante, cosa c'ha? Virus Breath, Spirit Drain, Evade Pierce. Però mi interessa quell'Invigorate 2, quindi può avere anche altro in realtà. Scusate. Che è successo? Mi ha rotto la fusione? Non è quello che mi aspettavo. È più figo. Questa persona sembra tenere qualcosa con sé. Sono Cernobog. Sono nato. Vabbè, sì, bellissimo. Più bello di quello che pensavo. Ed è venuto a Cernobog. Tra l'altro c'è anche il cuore, quindi. Vediamo. Mamudon, Blade of Fury. Si è molto meglio dell'altro. Perfetto. E poi Take Mikazuchi lo unirei con Toth. Elec Boost, Gale Slash, Autorogokage e Regenerate. Ma è Tetsuan. È Astro Boy. Allora, Kazuma, io spero che non se ne sia mai accorto Tezuka o chi per lui. Perché Astro Boy? Per carità, è però la prima volta che lo vedo nella serie. Non so se c'è anche in altri. Astro Boy lo uniamo. Lui sarebbe bellissimo Atropos, ma non posso perdere per adesso Cernobog. Samael, subito. Subito Samael. Mamudo, Bufula, Gale Slash. Lo prendo così, non c'è voglia di. Samel, se gli diamo le giuste abilità, diventa una bella bestia. Infine, Empusa lo unirei. A niente. Virtue cos'era? Garula, Growth, Tarunda, Mazio. Interessante, ma no. Per adesso me lo tengo così. Samael è il primo della morte. Devo farmene un po' della morte. Non so se c'è anche qua Thanatos. Messia, sono abbastanza sicuro ci sia. Thanatos, non lo so. Però per fare Messia serve. Che serve fare Messia? Non mi ricordo più. Ma Thanatos e Orfeo? Il gioco base, qui non ho idea di come funzioni. Che poi non essendoci le fusioni a più di 3, io come faccio a farli come nel gioco base? Ora poi non so se si sbloccano più avanti, ma già siamo a metà gioco. Buono, vediamo che armi possiamo comprare. Pam pam pam. Non ho molto, ma quello che è tuo è mio. Zweihander. Cavolo. Zweihander. Tanto abbiamo saltato una. Perché dove fa. Che poi ce l'ho. Scusa. È perché ce l'ho equipaggiata.
Vabbè. Tanto non mi serviva neanche perché non lo sto usando lui. Dovrei comprare solo quelli di cui utilizzo. Lui lo utilizzo, sì, devo comprarlo. È inutile che lo compro per tutti. No. La lancia non mi serve. Tanto. Vabbè, non più scarsa. Lascia. Lascia di chi era? Era di Metis. I pugni sono di Akiko. Tanto questo ce l'ho. E se non ce l'ho ne ho uno identico. Bacio di Atena. Questo fuori, Treason Cause. Si lancia la di Metis, ok. Quindi lancia arco e spada. Spada non grossa, quindi l'Ascalon che ho comprato. Armatura. Di 4, ma che devo fare? Finito di nuovo i soldi. Ci voglio un sacco di soldi per fare quale cosa come si deve. Cosa devono mitigarla tantissimo in ecco perché esce a settembre. $114 beh, rispetto al mio dovrei comprarlo per gli altri. Ne compro uno però. Ok, e poi questi 8 8 e uno solo di questo. Posto. Sono aperti gli altri negozi, ma forse non si apriranno mai, rimane per sempre scritto it's open. Invece non si open. Questi qua sarebbero anche molto utili contro il mid boss. Questo sarebbe stato molto utili. Fortuna, agilità, endurance, magic. Aumentiamo la forza. Eh sì. Prendo un altro. Che vedremo a chi dare. Poi pam pam pam. Ok, sto per spaventarmi. Che questi andano a 99, quindi qualunque cosa faccio non posso farli, mentre per gli oggetti io lo prendo come se fossero rarissimi, no? 99, fratello. Garnet finora non ho ottenuto uno Garnet finora legalmente. E comunque ci vogliono 4 Garnet per fare una Magidolan Gem, che non è tantissimo. Poi dipende quanto rari sono. Però uno si farma i Garnet, ne prende 10, cioè 40. Magari non me l'ha dato solo il boss, ma non mi pare che era solo il boss. E infine questa tutti dis delle cose nuove. Ok, ci facciamo una porta e per oggi basta. Quindi sono 7 porte, ne abbiamo fatte 4, ne rimangono 3. E dentro le 3 ci sono almeno 2 boss a testa. Almeno 2 boss a testa. Dai. Ok.
Ok. Devo equipaggiare gli altri, ma appena entro nel Tartaro posso... Nel Tartaro, sì, nel... Nel deserto di Porta. Con che mazza me lo stai dicendo? Ecco di qua. Cosa sei? Tolomea. Ok, questo se riesco voglio davvero rusharlo tantissimo. Vedremo un altro evento del passato qui, mi sembra di sì. L'ombra nera che è apparsa di volta in volta gli eventi passati. Sono collegate ai nostri essere interpolati nel dormitorio. Sono che l'unica scelta sia avere credere a quello che dice Metis. Preoccuparsi non porterà a nulla. Per favore, muovete e scoprire la verità. Allora. Lama del peccato, Ascalon. Armatura gigantica, Kaiser. Ma non ho comprato un'altra più forte della Kaiser? No. Scarpe dell'assassino, Shons of Bane. Tu la forza? No, tu non la forza. Tu facciamo che hai gli HP più 10. Poi, se così bisogna parlare con loro è di un'antichità. Arco diventa l'arco... Devo vendere gli altri, è solo confusionario. 94, 108, 66, 72. E a Metis che devo dare l'altro della forza. E a te diamo aste. E infine Metis. ...213-297... Lo Zircon passa al Vermails e l'altro Zircon passa alle Precaeon. E qua ti diamo la forza più 3. Ok, F1 e iniziamo a rushare. Ovviamente non scappano neanche se gli spari questi. Però poteva girarsi almeno. Hanno già il Dine qua. Ovviamente. Loro attaccano 4 volte. Però l'attacco fisico sta cominciando ad avere un senso. Troppo lento. Cioè sta cominciando la ecco il Garnet, appunto. La parabola sta iniziando a incurvarsi nel modo corretto. Curati. Perché anche loro attaccano, scherza. Basta, non uccidere nessuno. Beh, tu pure curi, quindi chi se ne frega. Corri, 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 corri. Questi qua sono piccoli, quindi sono nemici singoli. Che non hanno paura di un livello 61, a quanto pare. L'uomo che non tiene paura in Andy, non mi ricordo più come era il resto. Yugari MVP. Questo dà un sacco di exp, però. Però no. Mi ho detto che si rush e si rush. Ma quello d'oro l'avrei da su tutto. Tanto questa era un'altra moneta. E invece no, non è niente. Sai quali sono le percentuali di sto qua? Cosa? Non ho capito. Tanto se quello di prima era sui 20 tipo, questo quanto sarà? Ma anche l'intermedio bisogna vedere quanto sarà. Allora parla, aspetta un secondo. Una forte presenza, 4 piani giù. Ok, quindi all'ottavo c'è la forte presenza. Sarà tipo 8-16, più o meno come l'altro, 8-16-20.
momento mi sembrava Heaven del 4. C'è tipo un ritmo, una piccola parte che mi ricorda Heaven del 4. È miseria. E non posso schivarlo. Però forse sta cominciando un po' a crescere come si deve la parabola. Tra virgolette, ci mancherebbe, finalmente oserei dire. Shafru. Aramitama. Oh no, ora qual è tra le due? Facciamo così, F1. Perfetto, non c'è stato bisogno. Sakimitama. Ancora meglio. E lo equipaggiamo immediatamente. Sì, stai zitta. Persona Sakimitama. Già Diarama e Zionga. Growth 2 subito deve prenderlo, così posso anche toglierlo dagli equipaggiati. Ok. Giù, giù, destra, cioè sinistra. Sì, vabbè. Ecco qua. Off. 6. Perfetto. 7. Qua c'è l'orologio. Perfetto. Non c'è neanche bisogno di fare queste grandi scampagnate. Siamo riusciti a farlo abbastanza in fretta. Diamo un nuovo prezioso a Mitsuru e andiamo verso il nostro obiettivo. Qua salviamo più per valenza storica che per altro. Boss, prima ci provo veramente, anche essendo l'ultimo del giorno, proviamo un attimo a fare le cose sensate. Se no, andiamo di Gemme Megido. Ah, vedo che così loro li buttano, ormai neanche ci provano più a dargli una coerenza. Prima proverò a fare fuori questo, che ha una difesa altissima, giustamente. Tu vai subito in escandescenza. Tu devi subito sparare tutto. Sì, però dai, ho sprecato anche gli HP inutilmente. Zigata. Ce l'ho Magarudain. Garudain. Magarudain no. Proviamo. Ora immune al vento. No, ma toglie comunque pochissimo. Lei ha già di Arahan. Proviamo così. Questi mi sa che non sono manco deboli i singoli elementi. O forse sì. Il fatto che sia tornato all'inizio. Praticamente è la stessa battaglia, ma ora è più difficile capire gli elementi. Sì, ma non devi attaccare l'unico che non devi attaccare. Perché qua tu te li devi scrivere. È inutile che uno se la fa. Quello magari potevi capirlo. Qua te li devi scrivere. Puoi capire che magari il tavolo ha il fuoco, ma ghiaccio è buono? Vattelo a ricordare. Cioè, teoricamente, lui è buono. Vabbè, va, ci rinuncio. Sì.
Sì, ma tutti allora, non c'è mercato. Cioè loro vogliono che tu te li segni, non c'è altro modo per vederla. Guarda, me li sto segnando. Segnando soprattutto. Però vorrei darle un attacco a qualcuno con Lea Orgia. Oh, 91, che schifo. Wakenai. Ok. Sorella, sei più utile con la gemma. Ah, per me Megis può anche scoppiare, visto che... Quello cosa comincia ad schivare il Megido, ma vi sembra corretto? Vabbè. Sì, però qualcuno lo piglia, ok. Sempre molto molto disonesto. Però c'è anche un Burning Grail. Da 61 va da 65, quindi altri 4 livelli. Empusa, vabbè, ha il growth, mentre lui va al 43. Impara growth 2, media rama, decunda, null charm. E manca poco per Divine Grace. Va bene. Questo era il nostro obiettivo odierno. Io direi di prendere la porta. Che tra l'altro brilla adesso. Brillano entrambe. Quindi sottolineando. Prima. Seconda. Terza. Quarta. Basta. Stiamo facendo la quinta e ci rimane poi la sesta. L'Empirio sarà l'ultimo probabilmente. E la settima, Giudecca. Poi chissà se finisce quel gioco, se c'è altro. Per quanto... Tanto si cura al massimo uscendo. Vabbè, ovvio che si curava al massimo, però non ci avevo ragionato su sta cosa. Cioè... In una qualità di risorse base in cui uno non ha gli oggetti infiniti, deve uscire ogni volta, anche se vuole continuare, perché si ricarica in automatico HP ed MP. Ok. Allora, F1. La memory card è occupata. Ah, perché c'era... Vabbè, ci mancava giusto. Ok, secondo un'ottica normale penso che ci tirerà almeno due dirette, forse tre, ma io spero per due, così non gli togliamo troppo tempo. E settimana prossima non ci sarà, come detto all'inizio, perché è l'1 maggio. E l'1 maggio probabilmente porteremo Final Fantasy XIV, faremo l'evento del 16 e parleremo del 16, in caso specifico. E del 14 faremo. Probabilmente porterò la versione Xbox. Ma vediamo. Se tutto va bene voglio portare la versione Series S. Così vediamo al minimo della configurazione come gira anche lì. Ci attacco due tastiere e mouse e ci gioco. Anche provo col pad, voglio fare sta pazzia. Toh, facciamo la pazzia di giocarci col pad. L'evento potrei farlo col pad. Nel caso. Quindi per adesso manterrei 1 maggio, quindi tra 7 giorni. Non
FES, ma Final Fantasy XIV speciale evento 16 da Xbox, sperando che riesco a riscattare, se no devo fare il mensile. Ma credo di sì, credo di aver fatto tutto come si deve, non penso di essermelo sfuggito. Il giorno, il 31 maggio rinnovo, così ho dal 31 maggio al... sì, scusate, il 30 aprile rinnovo, così ho dal 30 aprile al 30 maggio, il 29 maggio. Ad un passo da... ad un mese da Dontrail che potevo rinnovare lì. Quindi ok. E, mentre venerdì, il 26, ci vediamo con... Persona 5 Royal, iniziamo alle 21 e ce lo tiriamo per un bel po', facciamo un buon 3 orette, una cosa del genere, facciamo le pazze con Persona 5 Royal. E di base cambia poco se lo faccio a scadenza o meno, perché sia che lo faccio l'1 o sia che lo faccio l'8, che scade l'8, quindi lo faccio il 7, comunque il 7 di giugno non c'è niente comunque, quindi non mi cambia più di tanto. Perché comunque l'altro evento che mi interessa è Dontrail. Non penso ci sarà qualcosa in mezzo che può interessarmi. E in più, prima lo attivo, prima speranza ho di entrare in un eventuale free login. Per carità, credo che in quel mese non ci sarà free login che possa guarirmi. Perché poi il 28 giugno rinnovo, a prescindere, per Dontrail. Però comunque di base mi interessa poco. Ok, Watch lo fece all'epoca, non so se a sto giro hanno aggiunto altro. Però all'epoca avevano aggiunto... l'ho fatto due volte. La prima volta l'ho fatto quando è uscito. La seconda volta avevano aggiunto le armi di Heavensward. Ora non so se hanno aggiunto le altre armi. Magari, può essere di sì. Magari aggiunto tutte le armi, tutti i job e magari lo rifaccio. Per quanto sia relativo il mio interesse per Yo-Kai Watch. All'epoca era l'unico evento di spessore. Quindi vediamo. Però appunto, vediamo come giostrarci. In ogni caso, un omaggio Final Fantasy XIV. Per, principalmente per l'evento del 16, non giochiamo da Xbox, tante cose belle. Quindi abbiamo venerdì Persona 5 Royal, lunedì Devo Dance Few, mercoledì Final Fantasy 14, venerdì Persona 5 Royal, così ci torniamo nella normalità. Mentre domani esce l'ultimo video, spero, dell'Ultimania, perché ripeto, non è l'ultimo, l'ultimo sarà una sorta di info interessanti che raccoglierò in un unico video, ma ci vorrà un po' per farlo come si deve. Domani esce l'ultima intervista, quella a Nomura e Kitase, proprio i vostri developer preferiti. Quindi chiudiamo questo cerchio per quanto riguarda l'Ultimania di Final Fantasy VII Rebirth. Così riesco anche a spostarmi, perché non sto più vedendo più niente da quando ho sto libro in casa. È tipo il Dark Lorian, com'è che si chiama il libro della Marvel che possiede la gente, quello lì. Il Dark Grimoire, una cosa del genere. Va bene. Vabbè, in realtà sono molte meno di quello che pensavo. Ci sono le risate, ci sono. Però molte meno di quello che pensavo. Nel caso, domani alle 14, così anche c'è il giorno di festa. E ve lo potete tenere in sottofondo. C'è anche poco da vedere a schermo, quindi potete tenere anche in sottofondo. Nel caso. A parte le persone, perché ci sono le facce delle persone. Magari vi tenete una piccola immaginina per vedere chi è che parla. Va bene. Off. Piano piano si porta avanti, ripeto, due settimane, quindi l'1 maggio, 8 maggio, 15 maggio potremmo pensare ad averlo concluso. Dopo questo avremo il doppio no, ci sarà Persona 4 Arena, ovviamente si inizia con Persona 4 Arena, che avevo dimenticato pure che esistesse Persona 4 Arena. E dopo Persona 4 Arena dovremmo avere la doppia di 5 Royal, così lo finiamo tra solo un anno e non tra due. Va bene, sta telecamera sta finendo. Va bene, io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la live vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Ci vediamo alla prossima live. Bye bye.